festa a Palazzo d'Opera con tutti i protagonisti dell'opera. I pezzi sono stati disposti sulla scacchiera. Passiamo ora alle vere e proprie mosse, su cui si articolerà la nostra complicata e intricata vicenda, con continui colpi di scena. Papà, chi è il re nero? Chi è il traditore? Ancora oggi, passati 10 anni dal debutto, ci poniamo questa domanda. Chi si pone questa domanda per primi sono Grigori e Otto. Grigori, mercante di vini e segretamente a capo della divisione bolscevica di San Pietroburgo. Otto, psicoanalista che prende in cura Grigori, e Aaron, che abbiamo già incontrato nella puntata precedente. Sono venuto senza neanche avvisare, ma ti prego, se hai tempo, ascoltami, ho bisogno di parlare con te. Non ti aspettavo, ma come rifiutarti una tazza di tè? La mia vita è un inferno, oramai ogni minuto è dedicato al partito, non so più fatta una donna, né come si giochi a scacchi o a whist. Per il mondo mercante di vini, in segreto capo dei bolscevichi, nello specchio il riflesso di un'ombra che non ha più identità. La mia testa è in fiamme, il mio cuore esplode, i miei nervi si torcono. Fantasma del tradimento, chi sarà mai re nero? Chi sarà mai re nero? Qual è re nero? Il traditore! L'Europa, agli inizi del secolo scorso, vive un momento di grande instabilità politica. In Russia governa sotto la crescente pressione di strati popolari sempre più insofferenti per la grave situazione economica e sociale. Per cercare di distrarre il suo popolo, organizza il primo e più grande concorso mondiale. Gli per celebrare la grandezza. Bella! Ma le proteste continuano e a capo di queste manifestazioni c'è proprio lui, Grigori Rostov. Sugli zalla tua mano scenderà, come addio da quella, dal blu del cielo si abbatterà, ghermirà loro l'anima. Sugli in circostanze poco chiare, dei colpi d'arma da fuoco uccidono il direttore della Gazzetta e il giovane studente universitario Misha Gornugov. Chi? Misha Gornugov. Pane, per i nostri figli. Pane,
governato dalla mano del rosso destino, che sembra muovere le vite dei nostri protagonisti sulla scacchiera. Un manipolo di sovversivi vuole assassinare Roseanne! Il traditore. Il Renero! È il nodo cruciale della storia. Papà, chi è il Renero e chi è il traditore? È un giallo.